Ok ragazzi, nuovo video, oggi parleremo del range ipertrofico, un tema abbastanza dibattuto e a mio avviso abbastanza interessante. Questo perché, cosa che si dice, che normalmente l'ipertrofia avviene in un range di ripetizioni che va tra le 8 e le 12 più o meno, poi ci sono diversi modelli, però sostanzialmente se io voglio fare un lavoro per l'ipertrofia allora dovrò lavorare tra le 8 e le 12 ripetizioni. Ok, è un concetto che generalmente può andare bene, ok? Può essere abbastanza generale, può essere valido e sicuramente aiuta molto e facilita molto il lavoro, però vanno fatte delle puntualizzazioni, vanno fatte alcune riflessioni in merito. Quindi in questo video cerchiamo di scavare a fondo l'argomento. Allora, primo punto importante su cui ragionare, quello delle 8-12 non è un range di ripetizioni. Questo perché? Perché se io voglio creare un lavoro da un punto di vista ipertrofico non mi interessa in realtà quante ripetizioni faccio. Perché? Perché io lavoro sulle variabili, quindi quello che mi interessa è l'intensità di carico, quindi il range di carico che vado a fare, l'RM se vogliamo, e il grado di intensità percepita, quindi il grado di cedimento. E ovviamente una volta impostate queste due mi usciranno il numero di ripetizioni. Quindi in questo caso realmente quello che crea ipertrofia non è tanto lavorare sulle 8-12 ripetizioni, quanto piuttosto lavorare con un 8-12 RM almeno al cedimento tecnico, che poi sarebbe un lavorare sulle 8-12 ripetizioni, però per prima cosa dobbiamo spostare l'attenzione da un punto di vista differente. E presto spiegato il perché. Immaginatevi alla fine dell'allenamento, voi siete affaticati e per rimanere nel range ipertrofico dite: ok, faccio un lavoro sulle 12 ripetizioni, ok? In questo modo sono nel range. Però utilizzando un carico che vi porti a cedimento sulle 12 ripetizioni, voi in realtà sarete affaticati, quindi non sarà un reale 12 RM, ma magari sarà un 15 RM. Quindi per esempio fate una chest press alla fine, arrivate a cedimento sulle 12, ma il vostro carico, se la utilizzaste all'inizio, potrebbe permettervi di arrivare a 15 ripetizioni, quindi state lavorando con un carico che va fuori da questo range. E già capite che se molte persone ottengono ipertrofia stando su questo range di 8-12 ripetizioni e lavorando in questo modo, realmente forse questo 8-12 non è un numero così magico, nel senso che si può andare un po' oltre. Ok, quindi per prima cosa, quando impostate qualsiasi tipo di lavoro, ragionate sempre sull'intensità di carico, l'intensità percepita, ovviamente volume e densità, sulle variabili dell'allenamento. Secondo punto che va a testimoniare come il ragionamento sulle ripetizioni sia sbagliato è quello del tempo e il tut. Ok, che cosa vuol dire? Il tempo è il tempo di esecuzione, quanti secondi faccio di concentrica e di eccentrica. Perché è importante? Perché se io faccio 12 ripetizioni normale, fatte a pistone tra virgolette, o 12 ripetizioni con 3 secondi di eccentrica, ovviamente utilizzerò dei carichi totalmente diversi. E ovviamente questo concetto di range ipertrofico va ad essere molto più labile, nel senso che se io magari lavoro con un 8 RM ma decido di lavorare con 3 secondi di eccentrica, mi usciranno 4-6 ripetizioni o qualcosa del genere, mentre se invece decido di lavorare a pistone mi usciranno effettivamente 8-12 ripetizioni. Quindi ovviamente capite bene che questo concetto di lavorare necessariamente tra le 8 e le 12 ripetizioni cade un po'. E di nuovo ragionate sempre su quella che è l'intensità di carico, quindi ragionate sul carico che state utilizzando. E altro punto importante è quello di ragionare in realtà a monte su quelli che sono gli stimoli di adattamento che vogliamo suscitare. Ne abbiamo già parlato del fatto che i meccanismi di adattamento sono tre, ossia la tensione meccanica, il danno muscolare e lo stress metabolico, e ho già dedicato un video in merito. Quindi in realtà quello che vogliamo fare quando noi impostiamo le nostre variabili di allenamento eccetera è quello di scegliere esattamente su quale meccanismo puntare di più, o comunque quello di voler intervenire ed attivare questi meccanismi. Ora, per mia esperienza personale, ogni distretto muscolare risponde in maniera diversa ai meccanismi, nel senso che, come ho già spiegato, su ogni distretto all'atto pratico è più facile andare a sollecitare ed attivare uno o due meccanismi. Un esempio classico: sulle spalle, sui deltoidi, non mi converrà cercare di puntare tanto sul danno muscolare, perché è un meccanismo che è correlato molto al carico, e ovviamente caricare tanto sulle spalle mi porta a problematiche da un punto di vista di rischio infortuni, soprattutto sul capo mediale e il posteriore, un po' meno magari sul capo anteriore. Quindi da questo punto di vista magari le spalle mi conviene allenarle cercando di puntare, e quindi di focalizzarmi su meccanismi di adattamento diversi, tensione meccanica, ma soprattutto lo stress metabolico. Ora, detto questo, quindi ogni muscolo ha il suo meccanismo o i suoi meccanismi su cui vale la pena investire un po' di più. Poi la risposta in termini generici astratti è sempre uguale per tutti e tre i meccanismi, però quando lavoriamo all'atto pratico magari conviene concentrarci su uno o due di questi meccanismi. Benissimo, ora, questi tre meccanismi vengono sollecitati da lavori diversi e ovviamente da range di ripetizioni, range di carico diversi.
Questo 8-12 quindi non può essere riferito a tutti i meccanismi, ma varia. Ecco, generalmente nel lavoro tra le 8 e le 12 ripetizioni è un lavoro, quindi un 8-12 RM, è un lavoro che sollecita soprattutto quella che è la tensione meccanica, che effettivamente è un meccanismo di adattamento che viene sollecitato molto bene su tutti i distretti muscolari, e da qua la motivazione di base. Se noi lavoriamo con un 8-12 RM, lavoriamo al cedimento tecnico, sicuramente andremo ad attivare in maniera ottimale la tensione meccanica, e sicuramente questo tipo di lavoro va bene per crescere su tutti i distretti, e questo è il motivo per cui si dice che il range ipertrofico è quello dalle 8 alle 12 ripetizioni, perché è un concetto che va a semplificare quella che è una realtà. Però ci sono delle finezze che possono essere fatte in aggiunta per ovviamente aumentare i nostri adattamenti da un punto di vista ipertrofico. Quindi, se la tensione meccanica è un meccanismo di adattamento che va bene e viene sollecitato in maniera efficace su tutti i distretti, ci sono alcuni distretti che rispondono meglio al danno muscolare e o allo stress metabolico, ok? Ne ho già parlato nei video speciali dedicati ad ogni distretto muscolare. Ora, per fare un esempio, di nuovo, lo stress metabolico si presta bene quando vogliamo lavorare sulle spalle, quando vogliamo lavorare sulle braccia, su distretti tipicamente piccoli, ok? Che sono distretti che magari vanno a subire un buon danno muscolare quando lavoriamo con multiarticolari, quindi ovviamente partecipano, ma sui quali realmente, soprattutto in un'ottica di lungo periodo di prevenzione infortuni, non conviene sovraccaricare troppo da un punto proprio di intensità di carico. Quindi in questi casi possiamo optare per un lavoro più rivolto al danno muscolare e, da questo punto di vista, scendere un po' con l'RM, quindi aumentare il carico, fare lavori a carico un po' più alti, oppure sullo stress metabolico e, ovviamente, da questo punto di vista, visto che il nostro scopo è quello di creare più lattato, più ioni HA+, più pump possibile, ci spinge anche sulle 15, 20, 25 ripetizioni, quindi 15, 20, 25 RM. Quindi, per enucleare un po' delle linee pratiche, che cosa dovremo fare? Allora, innanzitutto ragioniamo sempre sull'intensità di carico, ragioniamo sul carico, utilizziamo un 8-12 RM indipendentemente dalle ripetizioni che usciranno. Questo è il motivo per cui a me personalmente, generalmente, quando proseguiamo sulle serie, piace mantenere il carico e diminuire nel caso le ripetizioni per via della fatica accumulata. Faccio un esempio: arrivo a cedimento sulle 8 ripetizioni con 50 kg di pulley, alla prima serie mi escono 8 ripetizioni, alla seconda sempre 8, alla terza posso o diminuire il carico per far uscire sempre 8 ripetizioni perché ho accumulato fatica, oppure posso mantenere il carico ma mi usciranno meno ripetizioni. Ecco, da questo punto di vista, io personalmente, ragionando su quelle che sono variabili, quindi l'intensità di carico e l'intensità percepita, voglio utilizzare questo 8 RM, quindi mantengo il carico, e lavorare a cedimento tecnico, quindi mantenendo l'intensità percepita. Il risultato sarà che mi usciranno meno ripetizioni, ma non mi importa perché le due variabili saranno salvaguardate. Ora, nel momento in cui volete inserire dei lavori meccanici per distretti muscolari che ne beneficiano, e da questo punto di vista di nuovo rimando a tutti i video fatti sui singoli distretti muscolari, allora da questo punto di vista scendete anche con l'RM, arrivate a un 7, 6, 5 RM. Per esempio, molto spesso lavoro sulle 5 ripetizioni per il petto, o 5 ripetizioni di stacco, 5 ripetizioni di squat. Va benissimo. In questo caso voglio dare uno stimolo diverso, che magari non è lo stimolo ideale per creare ipertrofia, però mi creerà magari tanto danno muscolare, indirettamente mi porterà un aumento di forza, quindi sono tutti stimoli che vanno inseriti in quella che è la mia programmazione annuale, ok? Poi, detto questo, nel momento in cui invece voglio lavorare più su uno stress metabolico, e di nuovo faccio riferimento a tutti i video, quindi per quei distretti in cui si presta bene un lavoro per lo stress metabolico, allora posso salire un po' più di RM, quindi arrivare al 15 RM, 20 RM, 25 RM e così via. Questo per dire cosa? Che va bene cercare di semplificare, va bene cercare di enucleare alcuni concetti, alcune regole semplici da utilizzare. Però comunque l'allenamento è composto da diverse sfaccettature, nel momento in cui si inizia a ragionare entrano in gioco tante possibilità diverse. Non dobbiamo pensare che ci sia uno stimolo principe per l'ipertrofia. C'è sicuramente un tipo di stimolo, un tipo di lavoro che direttamente va a causare più adattamenti ipertrofici. Però è anche vero che ci sono un sacco di lavori, un sacco di stimoli che permettono di migliorare in questi termini in maniera indiretta. Quindi in realtà la progressione, il lavoro per l'ipertrofia è fatto di tante sfaccettature. E se comunque cresceremo in ogni caso, è anche vero che magari cresceremo di più andando ad inserire tante diverse finezze e tante tipologie di lavori diversi.
diversi. In altre parole, la conclusione è: non privatevi di niente, purché facciate tutto quanto con logica. Quindi, detto questo, io come al solito vi rimando qua sotto a iscrivervi al nostro canale YouTube, a seguirci su Instagram, a scrivere un po' tutto quello che pensate in questo campo qua sotto nei commenti, quindi per instaurare il nostro solito confronto, delle osservazioni, delle domande, quel che preferite. E detto questo, vi rimando al prossimo video. We'll be coming soon.